Bene, posto che abbiamo eliminato le registrazioni perché essendo in gommone in tre chissà cosa non veniva fuori, proverò a fare delle registrazioni, dei commenti dal vivo in diretta per vedere se tutto ciò può essere utile a qualcuno. Vediamo subito qua un ingaggio e si andrà a verificare una cosa che mai avrei potuto vedere tra gli standard. Vediamo qua cosa succede, l'interessato può vedere e vista l'età, visto l'ambiente, vista la correttezza che dovrebbe contraddistinguere gli standard, forse avrebbe dovuto effettuare un certo tipo di manovra. Eccolo lì. Vabbè, questo non si è verificato, ciò mi spiace molto. Vediamo un bel ingaggio tra quelli che sono attualmente i due più forti radialisti nella zona. Interno in boa è Fabrizio Rigamonti, esterno Giovanna Massetti. Su questa parte della regata, su questo laschetto, avrei da dire qualcosa, nel senso che Giovanna, come potete vedere, è rimasta larga e va giù, scende per andare dritta verso la boa, facendo meno strada. Cosa che ho visto fare a pochissimi, tanti sono stati gli errori un po' in tutti, come si vede anche qua, di andare subito a orzare per non si sa bene per cosa, anche se si immagina, ma ciò a discapito della distanza, cioè stando bassi probabilmente chi riusciva a farlo riusciva a guadagnare molte posizioni. Vediamo un pessimo giro di boa di Giorgio che intanto sta scendendo in poppa con la vela tutta cazzata e questo gli indica uno che non va, due che fa questa strambata involontaria, per cui si strava veramente strambata si chiama, al contrario di abbattuta che è la vera manovra, e guardate, si commenta da sé ciò che è andato a combinare. Qua qualche bella immagine e soprattutto una bella virata del Alessandro Castelli, che nonostante l'età comunque come tecnica e come tattica dimostra ancora di essere un giovincello. Thank you.
vedere un passaggio tipo di Nelson, che dire di Nelson se non il solito discorso. Discreto a portare la barca, gli manca sicuramente qualcosa dal punto di vista della grinta e della decisione in fase agonistica. Su Giorgio più o meno lo stesso discorso. Beh, lui è giovane, ha tanto da fare, per ora gli manca ancora un po' di conduzione, di controllo della velocità e dell'imbarcazione, ma si farà. Ed eccoci a Silvia. Sicuramente le regate di Torbole le hanno dato sicurezza e più controllo, quindi il suo miglioramento risulta evidente, come si evince anche dal buon risultato della regata. Tutta una serie di formule di cose che gli avevo detto in quel frangente le sta tenendo in considerazione. In questo momento forse era meglio schiacciare un po' più giù la barca su quella raffica, ma comunque non c'è niente da dire di male. Ma veniamo adesso, questo è Federico, e dietro qua vediamo Carletto, il quale si lamenta il fatto che non camminava. Intanto, se va di bollina con la deriva sollevata, qualche problema sicuramente ce l'ha, oltre al fatto di grattarsi la testolina, che quella ce l'ha buona, però il problema suo è sicuramente di conduzione, come anche qua, guarda un po' se Carlo, se ti sembra cosa da fare con la tua esperienza, il problema tuo è sicuramente mancanza di preparazione e di allenamento, più presenza agli allenamenti, più navigazione.
amici qua al nostro Marino, al quale vediamo fare una discreta virata. Buona la virata, passaggio dietro la schiena, meglio un po' in una posizione leggermente più affruata, ma direi che da quel punto di vista delle manovre e conduzione non c'è male. Anche lui ha bisogno di rivedere un po' la tattica. Ed eccoci a Fabio Frigo. Allora, Fabio, devi imparare assolutamente a avere una concentrazione più adeguata e usare le regolazioni. Guardate questa randa di poppa con 6 nodi d'aria. Questa è una regolazione da bolina con 40 nodi d'aria.